Buongiorno ragazzi, oggi biciclettata. Mi ha deciso di prendere la bicicletta per visitare i templi, perché qui ce ne sono parecchi e per una questione logistica abbiamo deciso di prendere la bicicletta a 100 baht tutte e due tutto il giorno e visiteremo tutti i templi piano piano, perché ieri ragazzi ci ho fatto una sudata a fare 30 minuti di macchina, perché comunque Ayutthaya pensavo fosse un attimino un po' più secca come città, ma in realtà piove un sacco e l'umidità scoppia. Quanto siamo schifosi da 1 a 10. Che bel posto è? Sei grosso. Ma raga, è enorme. Allora Jessica, ci vuoi raccontare dove siamo oggi? Ragazzi, siamo nel mio mondo. Oggi sarà tutta la giornata dedicata ai templi antichi. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Ragazzi, comunque, ultima sera qui. Seconda e ultima sera qui a Ayutthaya. Ora... ed è un po' provato da questo umido caldo. Andiamo a mangiare qualcosina, perché oggi praticamente non abbiamo neanche pranzato e quindi abbiamo una fame bella consistente. Finalmente si sta un po' freschi, vero? Sì, dai, adesso dopo. Si sta bene, no, ora si sta bene. Mamma mia, fino a stamattina, oggi pomeriggio era una cosa... eravamo bagnati. In realtà stamattina abbiamo fatto queste visite ai templi, ma... ci siamo poi rifugiati in camera no, per finire gli ultimi video. Sì, e poi anche per riposarci dal caldo. Infatti siamo arrivati in camera, doccia e rigenerati, sì, al fresco. E ora stiamo uscendo, che sono le 6, quindi dai, magari un po'. Ma spero che ci siano i mercatini giù in fondo. Però non lo so. Stavamo notando una cosa, che stasera vediamo un sacco di occidentali in giro. E vi giuro che... accidenti! Occhio, dove vai? Giuro che in questi giorni praticamente non ne ho visto neanche uno e oggi è la prima volta che li vedo. Eccoci ragazzi, siamo arrivati a questa specie di... cioè in questa stradina che di sera si anima con un bel mercatino... buonanotte! Con un bel mercatino, un bello street food, insomma, dei... sì, lo street food di Ayutthaya. Esatto, non lo so, è bella... no, c'è di tutto, dolci, sì, salato... sono bancarelle di tutti i tipi. No, c'è un po'... c'è non kebab... so, sinceramente non so se è una cosa che fanno tutti i giorni, tutte le sere... no, non abbiamo capito. O se è una cosa che fanno... ma poi in mezzo alla strada, cioè... però non chiudono la cosa nulla. Che abbiamo capito è che chiudono presto, perché ieri sera alle 8 siamo usciti per mangiare qualcosa e stavano... tanti avevano già... come si dice... baraccato tutto e tanti stavano per iniziare a farlo. Là intanto c'è questa comune spazzatura che fa un odore molto sgradevole e quindi niente, stasera si mangia qualcosa qua, non vedo l'ora, vi giuro, perché sì, però mangiamo, ho un noi buco prendiamo... allo stomaco, noi che no, prendiamo
possiamo mangiare stasera, visto che abbiamo risparmiato sul pranzo. Quasi arrivati. In realtà non è il mercatino, quello pregno, non è qua, ma è giù in fondo, perché c'è una bancarella dietro l'altra, c'è proprio pesante. Qua è abbastanza pesante. Tranquillo, qua vedi, si mangia così tranquillo, in tavoli. Molto qua, buono. Tipo un ristorantino on the road, sulla strada, proprio carino. Ecco, siamo entrati nel vivo del mercatino, che in realtà è anche abbastanza tranquillo stasera. C'era molto più casino ieri sera. Mi fermi sempre al banco dei fritti, chissà come mai. C'è una tipica thailandese. Buone le patonze. È un formaggio dolce. Quando mi aspetto il salato, voglio solo salato. Poi proviamo grilled sticky rice, grigliato. Ma sono preso da queste robe qua. Anche questo, cioè non so cosa sia. Non ti piacerà. Perché? È dolce. No, è tipo una polenta. Allora sì. Sticky rice io lo boccio, non mi piace. Però siamo andati in ravioli. Sul classico nostro. Vai, raviolo. A te l'assaggio. Vai, vai. No, a te. Sono bollenti. Vado io. No, è troppo bollente. È un uovo unico. Ora andiamo di... Credo che sia pasta fatta con l'uovo, no, volevo assaggiarla. Ma mi sa che è quella che abbiamo mangiato in un ristorantino quello vicino alla spiaggia, che era buonissima, era uguale, quindi spero, perché era buonissima quella. Sì, abbiamo preso praticamente lì e ci ha fatto accomodare dietro la bancarella. E adesso vai a te. Mangiamo. Vieni. Ragazzi, ed è pasta con l'uovo. Buona. Ottimo. Ragazzi, il rettifico, che sono spaghetti di mais. Perché era molto allappante alla fine. E quindi mais. Però promossi. E per concludere una non si vede nulla, waffle, però un waffle al cioccolato e una brioche al cioccolato. Aspetta, no, muoviti, se no lo finisco. Finiscila, io ero troppo preso a mangiare la mia brioche, l'ho finita tranquillamente, era buona. Ragazzi, sapete una cosa? Siamo arrivati nel regno delle scimmie. Lopburi. E piove da stanotte. E questa mantellina per me è molto importante, perché la tengo come un oracolo da anni. Jessica ha un altro mio keyway. Ma sapete una cosa? Tra poco questa sarà sua. Io ma io te l'ho detto, se la volevi, eh? Dopo che te lo sei messo. Vabbè. Lo faccio? Lo tolgo. Sì, adesso andiamo. Comunque voglio dire una cosa. Che sono super gentili, perché siamo arrivati alla stazione di Ayutthaya e una ragazza subito ci è venuta a vedere il biglietto. Ci ha chiesto di vedere il biglietto per aiutarci a capire qual era il treno, il binario e la carrozza addirittura. Dove dobbiamo andare? Quando? Destra qua.
e quando è arrivato il treno ancora si è avvicinato per dire quella, ci ha fatto salire su quella giusta. Sul treno, il controllore dei biglietti, quando siamo arrivati all'Orburio, alla stazione, avevamo visto dalla mappa, insomma, che eravamo arrivati, e quindi stavamo per scendere. È arrivato il controllore per dirci: ragazzi, qui dovete scendere qua. Cioè, veramente super gentili. No, veramente. Siamo quasi arrivati alla guest house. Ragazzi, ci stanno portando alla camera. La nostra camera purtroppo non è agibile perché le scimmie hanno spaccato il tetto e quindi ci danno una camera diversa. Qua ci sono i bagni. Le ciabatte? Thank you. 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 È molto carina questa che stavo, cioè il signore è veramente gentilissimo. Oggi piove, ragazzi, il mio signore non mi abbandona, oggi piove. Però vabbè, ci muniremo di mantellina. Sugar? Thank you. Ci muniremo di mantellina e andremo a visitare un po' qua i dintorni, che per fortuna sono tutti qua in giro a piedi, cioè si visitano tranquillamente a piedi. Benissimo, la temperatura è perfetta, non fa caldo. Ed è arrivato un bel milkshake alla banana. Comunque, e per fede un bel ice coffee. E poi è arrivato pure il mangiare. Ora ce la mangiamo. Buon appetito. Comunque, ragazzi, questi sono fighissimi. Bagni in comune. It's nice. Bagni in comune. E poi qua ci sono le docce. Tanto per oggi sarà solamente per un giorno. Bagni separati, ma comunque è super figa la stessa. Comunque è troppo figo sto posto, cioè guarda qua. Sì, è troppo figo. È bello grande. Sembra un po' in America, no? Sì, di sotto. Non ti senti un po' in America? In questo legno, no. Così? Dai, un po' sì, questi quadri. Ragazzi, un elefante, fermi, venite con me, venite con me. Guardate. Ah no, no. Così avvicinato. Va bene, abbiamo la camera. Comunque, Rose. Perché? Il letto. Perché rompo. Io sono... Jake. Leonardo Jake. DiCaprio. Col naso che sembra lunghissimo. Perché, scusa, Rose era la, sì, la fidanzata di Leo. Di Leo. Mio amico. Si chiamava Jack. Jack Dawson. No, non Jack Dawson. Dawson, sì. Jack, no. Sparrow. Jack. No. Io infatti di Jack conosco solo Sparrow. Piano. Oh. Allora, cioè, raga, veramente. Jessica, non lo so. Cioè, fa una fatica allucinante a fare le cose. C'è un profumo di... Diciamo, non c'è tanto profumo. Ma lo dico subito io. Vi spiego un po'. Di fumo, non lo so. Però, comunque, che ridere questa cosa delle scimmie. Cioè, c'è un profumo... Di non profumo. No, sapete tipo la coperta della nonna? Esatto, delle nonne. Nonna, non ti offendere perché l'altra profumi. Assolutamente. Però sì, proprio con l'odore delle... Case vecchie di legno. Esatto. Ma comunque pulita, tutta in ordine, quindi va benissimo. E comunque questa cosa delle scimmie fa un sacco ridere. Comunque, perché raga, appunto, non so se Fede vi ha tornato, il nostro amico bollitore in camera. Abbiamo conquistato un altro caffè. Questo è un free in one coffee espresso. E comunque niente, dicevo, questa cosa delle scimmie fa un sacco ridere. Perché la tua hai spiegato bene cosa è successo? Sì. Che appunto stavano litigando e hanno spaccato il tetto. No, che stavano litigando? No, non l'ho spiegato. Ha detto che c'è stata una guerra di scimmie, un combattimento tra scimmie. Piove, quindi tiriamo fuori la ciabatta infraditella. La ciabatta. L'infradito, che così almeno non si rovina. Oh.
e togliamo tutto. Perché togliamo le scimmie. Perché qua dicono che le scimmie sono attratte da tutto ciò che luccica. Esatto. E sono... ciò che, diciamo, è un po' in giro. Quindi togliamo tutto. Devo togliere anche gli orecchini? Non è che me li strappano. Ma boh, no, tanto c'è la mantella col cappuccio. Vabbè. Comunque, se vedrete questo filmato, vuol dire che le scimmie non ci hanno rubato la GoPro. Comunque, raga, stiamo ritornando. Stiamo ritornando perché siamo andati davanti e abbiamo guardato la situation. Tipo 10 minuti così, ci siamo un attimo strizzati. Sì, perché la situazione è veramente critica. Le scimmie, è proprio pieno. Io non lo so, mi punta contro l'osso perché sembra proprio il tempo delle scimmie. No, sai cosa, raga, che sta piovendo e non so se è per la pioggia o che cosa, ma non c'è neanche un turista all'interno del parco. Quindi saremo solo io e Jessica. Saremo, perché adesso entriamo, saremo solo io e Jessica ad entrare nel tempio. Vi dico, la situazione è bella. No, no, non è critica, però veramente sembra di essere in un film horror. Poi vedi le scimmie, praticamente sono arrampicate ovunque. Esatto. Sono sui pali della luce, che camminano sulle corde, cioè sui fili della corrente. Cioè sembra veramente tipo uno di quei film horror in cui gli animali hanno preso il controllo della città. Esatto. Boh, vabbè, vedremo, ragazzi, come va. Vediamo come va. Comunque io sono quello che ha più strizza rispetto a Jessica, perché non lo so, perché io mi faccio un sacco di problemi e lei invece no, lei tipo, ma sì, andiamo, se ti fai sentire, giustamente, perché lo so come funziona, se ti fai sentire così loro lo sentono. Raga, sto entrando tranquillo. Aiuto, raga. Io sono tranquilla, cioè ho la mantella che mi copre tutta. No, ma è un paese un po' strano, perché nel senso abbiamo trovato scorpioni per terra. Posso raccontare questa cosa? Praticamente Lovebury è diventata appunto la città delle scimmie perché hanno trovato il loro habitat naturale tra i vari templi della città. Poi i locali gli portavano sempre offerte in cibo. Cosa è successo poi? Che i turisti, un po' per superficialità, un po' per ignoranza, hanno cominciato a nutrirle con qualsiasi cosa. Quindi cibo, spazzatura, merendine, zuccheri, queste robe qui. E quindi le scimmie hanno sviluppato questo cambiamento ormonale per il quale sono diventate un po' più aggressive, un po' più vivaci. Quindi ho letto che durante il Covid eravamo tutti chiusi in casa, ovviamente queste scimmie non avevano più di cosa nutrirsi. Quindi cosa hanno fatto? Si sono riversate in tutta la città e tante attività hanno dovuto chiudere perché proprio sono state invase dalle scimmie. Va bene, dai, proviamo a entrare. No, comunque ragazzi, sono abbastanza... aggressive, perché per farvi capire i negozi hanno bastoni, pistoli a piombini per allontanare le scimmie. E ecco, questa è la situazione, raga, cioè sono dappertutto, sono sopra le macchine, come potete vedere sono sopra le macchine, sopra tutti i cavi. È allucinante. Beh, l'entrata è quella, adesso vediamo un attimino cosa ci aspetta. Stiamo entrando, ho quasi paura. Ah, Jessica ha voluto evitare la pozzanghera. Hi. Sono entrata nella merda. Io? No, raga, cioè veramente sono entrata nella merda con i piedi. Vabbè. Era fango forse. Sì, no, probabilmente era fango. Almeno spero. Andiamo. Però vabbè. Andiamo in hotel e ci facciamo una doccia. Vabbè, molto carino. Guardate il mio piede bello, eh? Fantastico. Io ho un po' di ansia mentre cammino. E cosa dire?
tutto bello. E dobbiamo andare questo, For this? Non sai? Ah, vuoi entrare? No. Quanto ci sono i pipistrelli? No, no, monkey. No, monkey. Ne siamo usciti illesi, ma devo dire la verità, non è che l'ho vissuta benissimo, Allora, siccome è pestato tanto di quella nel tempio, andiamo a farci una doccia e go! Lo scopo sono pieno di merda di scimmia. Andiamo a farci la doccia per pulirci un po' i pezzi. Dai, dai che cade, dai che cade. Piedi without filter. Ammorbidente. Poi. 20, 30, 40. Quindi inserisci prima. Metti detersivo per bucato nello scomparto più grande, metti l'ammorbidente nello scomparto blu. Quindi. Vediamo qual è l'ammorbidente. Ammorbidente qua, profumo. Ok. Detersivo. Ok. 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 30 watt, giusto? 30 watt. 1. 2. E 3. Ecco qua, partite Jessica. Turbo wash ha scelto per 36 minuti. Dopo un'ora e passa praticamente siamo liberi, abbiamo lavoricchiato qua in lavanderia proprio qui fuori e ora siamo liberi di tornare in guest house per mangiare, giusto? Mangiamo e basta? Andiamo a mangiare? Sì, diciamo, facciamo le nostre cose e mangiamo. Non vedo l'ora, c'è una fame ragazzi, incredibile. C'è appena entrato un gattino, amore vieni qua! Non si vede. Black cat, batte. Porta fortuna, spero. Dicono al contrario. I cinesi portano sfiga. Ma io non sono cinese, vieni. Vieni, amore. Oh ciao, mio bellissimo. Dio, che bello. Sì, ciao, bellissimo. Ma sei proprio bello. Ciao. Però questa è la mia cameretta. Ciao, ciao. Ciao, amore. Ciao, Frisbee. Come ti vuoi chiamare? Andiamo? Niente, sei affezionata. Diciamo che la coda ti è niente, mi sei affezionata. Che coda ha questa? Mi ha intagliato, poverino. Ma cosa c'è con i nostri vestiti? Ti strusci? No, aspetta. Vieni, Cicino. No, oh, cosa fai? Oh. Non ti puoi fare le calcole lì che cade. Oh, calma che poi mi fanno pagare le robe. Lascia qua. Vieni qua. No. Ciao, Cicino. Ma qui ecco, devo fare tante calcole, vuoi fare? E le pulci. Ma che hai fatto là quando me lo racconti? Mi racconti cosa ti è successo? Sei un po' di maiale, come mai? Oh, ma stiamo in verticale qua. Ma che cazzo? Sei un po'. Non lo so, Ti è successo qualcosa nella vita te? Nella vita. Federico l'ha infastidito e il gatto è scappato a 2000 all'ora su per le scale fino a là. Con questa. No, accendi un attimo. No. Con questa praticamente televisione horror e video al buio. Un film horror. Raga, giù mi viene da piangere. Raga, non so se si vede, ma c'è una roba lì dietro che.
bagna lì tranquillo, non si sta facendo niente, lascialo tranquillo. Ma Jessica, ma stai scherzando? Ma guarda, ma ho capito, ma lì per i fatti sono, perché devi dargli i fastidi? Ma perché se quello c'è, io ce l'ho stanotte nella camera, io mi uccido. Ma camera, perché sta qua, ora che vivo in camera è già morto. Ma non è che esiste un ragno in tutta la Thailandia? Ah, vuoi guardare tutta la camera? Tu guardi dopo, io non me l'hai promesso nel matrimonio. Niente, devo stare qua a fare da cavia al ragno, finché Federico non ha finito di lavarsi i denti e continua a fissarlo. Ma lascialo stare che non si fa niente. Ma devo guardare cosa fa. Ma non fa niente, sta lì. Qua c'è intanto un giacchino che si cade in testa, però poi lavarti i denti sul lavandino almeno. Guardiamo il ragno che è immobile. Ma puoi? Tu il gattino dov'è? Guarda, c'è il gattino che ti difenderà. Ah, no, dentro. Hai chiuso bene la porta prima. Madonna mia santa. Vai, vai alla ricerca dei ragni adesso. Dai, ma no, ma se l'aria condizionata non entrano. Sì, e così qualche atti fa. Guardate, non è. Amore. Come si chiude qua? Amore, ferma un attimo. Ma la pianti? No. Deve venire un'ansia. Non c'è niente. È un pezzo di polvere. Chiudi bene la porta. Gesù bambino, che Dio me la mandi buona, ti prego. Check, letto. Tutto a posto. Tutto a posto? Bronzovic, le stiamo muscolando. Bronzovic. Raga, sono in panico totale. Non pensavo di creare questo disagio. Vabbè, mi dai il caricatore del telefono? No, ma l'abbiamo ripreso tanto. Tutti sanno quanto era grosso. Ma poi, raga, ho guardato sui i ragni in Thailandia. L'ho riconosciuto dalle zampe. L'ho riconosciuto dalle zampe. Sai che la paura praticamente fa vedere le cose distorte. Quindi quello che ti per te sembrava un ragno enorme, abnorme. No, io sono consapevole. Era un ragnetto magari così, con le zampe spesse. Vogliamo andare giù a chiamare il proprietario e dirgli... I pompieri, pensavo. No, il proprietario e dirgli gentilmente... Ma è nel bagno. Lui sicuramente non ha paura. Ma i suoi, cosa deve toglierlo? Non è qua. Va bene, dai, andiamo a letto, va. Buonanotte. No, raga, io ho una cosa, ho paura. Non so, cioè, nella vita buonanotte. Ho una cosa, ho paura. I ragni? I ragni. I ragni sono la roba peggiore della mia vita. Perché esistono? Tanto abbiamo il gattino qua simpatico che lo caccia. Ma non l'hai visto che quello è anche senza coda? Sarà stato il ragno che l'ha tirata via. Vabbè, buonanotte, domani è un altro giorno. Ciao ragazzi, ciao, siamo, Jess e Fede con qualche ruga in più, invecchiati di qualche giorno rispetto ai video che avete appena visto. Niente, ci teniamo a fare una fine un po' diversa dal solito per un paio di motivi. Il primo è per ringraziarvi perché siete sempre tanti a guardare i nostri video e quindi questa cosa ci fa veramente tanto piacere. Grazie per essere arrivati fino a qui, vuol dire che avete visto il video fino alla fine, quindi veramente grazie mille. Promettiamo di migliorare sempre di più, quindi sì, magari dobbiamo, sicuramente. Anzi, accettiamo le vostre critiche, sì, per migliorare. Scriveteci. Se avete, non lo so, qualche domanda da fare, curiosità, scriveteci. Ci sono i commenti sotto i video, quindi scrivete tutto quello che vi passa per la mente, anzi, a noi fa strapiacere, perché vuol dire che... Perché voi siete la nostra forza. Esatto. Seconda cosa, ci tenevamo a precisare ci tenevamo a spiegare un attimino l'esperienza con le scimmie che abbiamo avuto a Lopburi. Sì, aprire una piccola parentesi, sì, per l'esperienza che abbiamo avuto con le scimmie. Che comunque è stata un'esperienza bella. Negativa. Cioè come? Bella? No. No, allora. Rifacciamo. No, bella come, no, come città. Ah, ok. Bella come, no, città. No, non lo so. Allora, non del tutto. No. Siamo arrivati lì. Noi non pensavamo che fosse una cosa così, non lo so, pericolosa, non lo so, sì, invadente era per le scimmie. Una situazione un po' strana. Non so, pensavamo che ci fosse questo tempio in cui vivevano queste scimmie, ma non pensavamo che fosse
diciamo, una cosa fatta apposta quasi ormai per vedere queste scimmie. Quindi siamo entrati, abbiamo pagato il biglietto e appena pagato il biglietto, che si trattava di un euro a testa, un euro, 2 euro a testa, praticamente ci hanno dato un bastone a testa in bambù, cos'era? Una canna di bambù. E praticamente per difenderti dalle scimmie. Ma cosa che per noi è assolutamente... Una volta che hai il bastone e passeggiavi per guardare il tempio, che poi non guardi, non ti guardi il tempio perché sei in ansia a guardare le scimmie stesse, vedendoti col bastone, sono irritate, hanno paura, giustamente. Quindi, non lo so. Ma perché siamo così? Perché la prima sensazione che abbiamo avuto quando siamo entrati in questa città è che appunto le scimmie hanno preso, tra virgolette, potere in questo tempio. E quindi quel tempio lì non fa più parte, tra virgolette, degli esseri umani. Degli esseri umani, esatto. Ma è la casa, è casa di queste scimmie. Ovvio che queste scimmie sono più presenti in questo tempio perché arrivano i turisti, gli danno da mangiare e quindi loro sono lì ad aspettare i turisti, ma anche i locali stessi proprio per avere il turismo. Loro cosa fanno? Continuano ad andare da mangiare le scimmie in modo tale che i turisti arrivino e dicono: ciao, andiamo a vedere le scimmie. Quindi niente ragazzi, ci troviamo appunto a fare questa parentesi che, se possiamo darvi un consiglio, non lo so quanto ne valga la pena andare. No, anche perché non si va per il tempio, ma si va per le scimmie. Del tempio ne vedi ben poco, perché la sensazione che abbiamo avuto noi è quella di stare sempre in allerta per la paura che una scimmia ti attaccasse. E oltretutto tenere questo bastone più vicino a te possibile per non spaventarle, giustamente. Quindi no, non è stata un'esperienza piacevole. Cioè, non sono scimmie docili che ci puoi fare benissimo... No. Una chiacchierata o una carezza o scambiare qualcosa. La tua domanda è stata all'ingresso al signore: sono pericolose? Sì. Così, proprio risposta secca: sì. Si sono... Ok. Vabbè. Lo capite nel momento in cui avete questo bastone tra le mani. Sì, le scimmie sono veramente irritate dalla presenza di un umano con il bastone. Infatti abbiamo fatto proprio 2 minuti in giro veloci, siamo quindi, usciti. Noi siamo stati attratti... Sì dalle scimmie, sì dal tempio, però è un'esperienza che non rifaremo mai. Anche perché noi siamo amanti degli animali e non vogliamo assolutamente questo. Perché comunque è come entrare in casa loro con un bastone e come dire: spostatevi perché passiamo noi. No, cioè non esiste. Comunque vabbè, esperienza a parte. Nopuri è una bella città, è un bel paese. L'unica cosa è che è popolata da 6.000 scimmie e quindi... Ultima cosa che ci teniamo a sottolineare è: avete notato la mini sigla all'inizio del video? Niente, è una nuova creazione, quindi speriamo che vi piaccia, ragazzi. E altro dire, niente, continuate a guardare i video, seguite i video perché oggi soprattutto è successa una cosa particolarissima, quindi ne vedrete delle belle, sempre di più. E niente, grazie ancora per aver visto il video. Grazie mille. Un bacio enorme. Continuate così. E se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, no, ragazzi. No, dovete. Sì, sì. Se non l'avete fatto, dai. No, dovete iscrivervi. Dovete iscrivervi per non perdervi gli per altri forza. Video, mi raccomando. Mi raccomando, perché la nostra forza siete voi. Dio, non sei Berlusconi. Sì. Madonna. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.